Villa Venezia in Musica nasce 15 anni fa in questo giardino, anzi più precisamente sarebbe dovuta nascere in questo giardino, ma in realtà nasce in una chiesa la cui guglia si vede alle spalle di Ressi in questo momento, della chiesa del Crocifisso, perché il primo concerto doveva essere in questo giardino. In realtà ci fu una delle tempeste più memorabili che si abbatterono su Catania e provincia, per cui la padrona di casa, Maria Nicotra, ci portò in questa piccola chiesa dove noi suonammo musiche di Pennisi, perché uno dei motivi per cui questo giardino oggi, dopo 15 anni, è animato da suoni incredibili è grazie al fatto che la mia conoscenza con la famiglia nasce per puro caso. Il cognome per me è molto famoso perché Francesco Pennisi è stato il fondatore di Nuova Consonanze. La scoperta che fosse parente mi portò a suggerire alla famiglia di poter utilizzare questo meraviglioso giardino, che è sostanzialmente uno scrigno al centro di Acireale, perché le porte si aprono al pubblico solo quando ci siamo noi, di poterlo utilizzare appunto per i concerti. Quella che è stata una scommessa o forse un gioco di solo i musicisti all'epoca, per i primi 3 anni ci ha fatto fare musica in questo giardino, in quella che è la classica maniera di fare musica all'aperto, quindi amplificata con dei microfoni, dei diffusori, illuminata con delle lampade ad hoc. Il caso vuole però che io avessi frequentazioni con questo gruppo di architetti, in questo momento capeggiato da Sergio Pone, professore della Federico II di Napoli, e proposi l'ipotesi di mettere in piedi un'operazione che invece permettesse a noi musicisti classici di non snaturare il colore e il calore del nostro suono acustico, con un progetto che prevedesse la costruzione di una camera acustica. Le camere acustiche sono piuttosto famose in Italia perché vengono utilizzate all'interno di teatri d'opera, del melodramma, vengono utilizzate quando il teatro, che è preposto ad un mix tra voce e suono, viene utilizzato solamente per la musica sinfonica. Vengono utilizzate quindi al chiuso. Siamo stati i primi ad ipotizzare invece un utilizzo all'aperto e la sperimentazione ci ha portato a vincere premi internazionali come il Peter Lord Award nel 2015. Si vuole che qui il suono sia perfetto, è chiaramente un'iperbole, è perfetto nelle condizioni in cui noi siamo. In un giardino mediamente c'è un tempo di decadimento, ovvero il suono perde intensità e ha un colore sicuramente più freddo, e nel nostro giardino, grazie al RES, ciò non succede. Abbiamo una capacità diffusiva, quindi un volume, per dirla in termini piuttosto semplici, molto alto, e anche la sua qualità non è una qualità depauperata dalle armoniche, cioè dalle risonanze. Tutto questo viene grazie alla nostra struttura. Nel momento in cui abbiamo cominciato l'operazione RES, quindi la costruzione della camera acustica, in realtà è partita un'altra idea fondamentale, che poi è il fulcro della vita durante le 2 settimane qui ad Acireale, ovvero noi abbiamo un pentagramma multiplo. Se qualcuno è mai capitato di leggere una partitura di una sinfonia, ci sono diversi strumenti e quindi diversi pentagrammi. I nostri pentagrammi sono vari, abbiamo un pentagramma della didattica per l'architettura. Quest'anno 40 studenti hanno contribuito alla creazione di questo oggetto che è concepito per la didattica, quindi è una forma gigantesca con piccoli pezzi. Questo rende possibile la costruzione da parte di 40 studenti, coordinati chiaramente da Pone e la sua gang. Esiste poi una didattica per la musica, gli ospiti internazionali, abbiamo prime parti di tutte le migliori orchestre italiane, solisti internazionali, fanno lezioni di musica a studenti di musica. Questo è il doppio pentagramma didattico, c'è un doppio pentagramma di performance. Qualche anno abbiamo fatto dei concerti in aeroporto, abbiamo avuto ospiti come Ezio Bosso per molti anni qui. Questa cosa ci ha messo al centro di un'attenzione mediatica molto importante. Quello di cui io trovo essere particolarmente fiero è invece tutta la comunità scientifica, che continua a parlare dell'operazione, sia per quello che riguarda l'aspetto della didattica che ho appena sottolineato, sia per quello che riguarda l'aspetto dell'acustica, in particolare l'utilizzo di una camera acustica all'aperto e quali sono le migliorie che realmente riesce ad apportare in termini di sonorità. Quest'anno abbiamo avuto la possibilità di avere una radio che si dedicasse all'evento H24, che raccontasse la musica dal dentro e soprattutto ne facesse parlare a chi la fa, quindi che fosse il docente internazionale, l'ospite internazionale o lo studente che si trovava qui a raccontare e a raccontarsi. Lo hanno fatto gli studenti di architettura, lo hanno fatto gli studenti di musica, l'ho fatto io per primo, e chiaramente abbiamo già in previsione quelle che saranno le novità dell'anno prossimo, in particolare un concorso internazionale per artisti, designer e grafici per il manifesto dell'edizione 2024. Questo farà sì che la nostra attività di promozione, quindi di presenza per quelle che potranno essere il blog o il web, comincerà già da gennaio, quando verrà lanciato il nostro concorso.